Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Quello che vediamo oggi è la radice quadrata di numeri maggiori di 1000 arrotondata alle unità. Perché dico maggiori di 1000? Perché le tavole numeriche vanno dall'1 al 1000, quindi se io scorro le tavole numeriche e dovessi trovare questa radice, mentre una radice di numero inferiore di 1000 la posso trovare perché la cerco sulla n e trovo la sua radice sulla colonna radice di n, e se il numero è maggiore di 1000 è un problema, no? Anche se vado in fondo alle tavole, e le tavole finiscono appunto 989 e 1000. Con la radice quadrata di 1000, eccetera, eccetera, ma non trovo altro. E la domanda che posso farmi è: posso almeno avvicinarmi, non sparando un numero a caso, ma avvicinarmi al risultato e dire un numero quindi approssimato e che non sia un numero completamente fuori da ogni logica. E è comodo quindi guardare sulla n la seconda e beh, cerco anche 5023 sulla prima colonna, non c'è, vado sulla seconda e trovo 4900 e 5041. 5023 non lo trovo. Però 5023 sta qui in mezzo. 5023 sta tra il 70 e il 71. Cioè la sua radice sarà un numero che comincia con il 70, avrà una virgola e ci saranno delle cifre decimali. Ok? Ancora non so quali sono quelle cifre decimali. Però se io devo arrotondare alle unità, posso chiedermi se approssimare per difetto o per eccesso. Quindi approssimare l'unità vuol dire che comunque taglierei tutte le cifre decimali, terrei solo il 70, ma mi devo chiedere se tenere il 70 o il 71. Allora per difetto, l'approssimazione per difetto sarebbe il 70, l'approssimazione per eccesso sarebbe il 71. Quale tenere dei due? Beh, la risposta è questo numero, 50.023, è più vicino al 4.900 che è il 70 o è più vicino al 5.041 che è il 71? E è facile da vedere in questo caso. Non sempre è così scontato, perché se il numero si colloca proprio in mezzo occorre fare due sottrazioni e vedere le due parti, no? Ad ogni modo, nel momento in cui vediamo che è più vicino al numero seguente, possiamo dire che l'approssimazione sarà per eccesso e quindi invece che 70, approssimerò al 71. Quindi l'arrotondamento diventerà un'approssimazione per eccesso. Vediamo un altro esempio. Facciamo l'approssimazione, quindi la radice di 20.337. Sempre alle unità. Mettiamo che in questo caso il problema, cioè ci venga posto proprio, invece di arrotondare, di approssimare per difetto alle unità. Perché ci sono proprio esercizi dove ci chiedono l'approssimazione per difetto, anziché tutto il ragionamento di arrotondamento, dove bisogna capire se approssimare per difetto o per eccesso. Quindi diciamo che l'arrotondamento è la domanda più complessa. Se invece vi viene chiesto l'approssimazione per difetto o per eccesso,
La domanda è più semplice perché prenderete il numero o che viene prima o che viene dopo de dell'intervallo nel quale sta. Quindi dobbiamo cercare questo numero sulle tavole, lo cerchiamo sulla n alla seconda, e quindi 20.337, vado già alla colonna che ha 5 cifre, 20.337, e vediamo che sta qui in mezzo. Quindi sta tra il 142 e il 143. Dovesse approssimare, devo capire se 20.003, scrivo in nero, scusate, meno 20.164, e vado a vedere questa differenza. Posso vedere l'altra differenza, quindi quanto dista tra il 20.337 e il 20.449. E ragionando su questi due numeri capisco a quale è più vicino. Essendo la domanda invece molto più semplice, quindi dovendo ragionare, cioè dovendo prendere il numero più piccolo, perché devo prendere quello per difetto, la risposta è già quella, cioè nel senso devo prendere quello più piccolo. Quindi 20.337 sta qui in mezzo, sta tra il 142 e il 143, quindi prendo il 142. E questo è quanto, è molto molto semplice. Io scrivo adesso altri due esempi, stopperete il video, proverete a farli da soli e poi farete ripartire il video e vedrete se avete capito oppure no. Allora, il primo di questi due esempi è la radice quadrata di 74.213. E secondo esempio, la radice di 2.342. Per eccesso alle unità. Ecco. Stoppate pure il video, cercate i risultati, ve li scrivete su un foglio e poi lo fate ripartire. Allora, quando andiamo a vedere il 74.213, lo cerco, 74.213, 74.213, sta qui in mezzo, sta tra il 272 e il 273, 213. E devo capire se è più vicino al 273 o 272. Quindi scrivo, mi faccio le due sottrazioni, 74.213, perché sta quasi lì in mezzo, e 73.984, e quindi vedo quanto dista tra questo numero e questo. Quindi 4 al 13. 9 del riporto di 1, 9 all'11, 2 del riporto di 1, 10 al 12, 2 del riporto di 1, 4 al 4, 0, 0, 229. E poi devo capire quanto dista tra questo numero e quello che viene dopo, che è 74.529, quindi 74.529 meno 74.213. E faccio la sottrazione, 3 al 9, 6, 2 all'1, 1, 2, 5, 3. E vediamo che tra questo numero e il 273 dista 316 e questo numero e il 272 dista 229, quindi è più vicino a questo numero. Quindi è più vicino al 272. Quindi è 272. L'approssimazione è per difetto e non per eccesso, perché questo è un arrotondamento. L'arrotondamento per eccesso di 2309, cerco 2309 sulla n alla seconda, 2309 sta qui in mezzo, sta tra il 48 e il 49, quindi sta tra il 272
2304 e il 2401. Però mi chiede per eccesso, quindi non devo guardare quello a cui è più vicino, devo prendere quello più grande dei due. Devo prendere il 49. Bene, spero che sia stato d'aiuto. Grazie e alla prossima video lezione.